Ieri sera con i ragazzi della Brigata Corvinieri, sezione Arma, abbiamo svolto un addestramento basato completamente sul CQB. Ormai dovreste aver capito cos'è il CQB. Questi movimenti che state per vedere sui vostri schermi non sono altro che i movimenti che attua una squadra in combattimento ravvicinato, come può essere in uno scenario urbano, pieno di strade, palazzi e strutture. Grazie allo studio e alle conoscenze della Brigata, stiamo insegnando ai ragazzi che fanno parte del reparto Ranger le basi e i movimenti del CQB, movimenti che poi gli serviranno per far parte della Task Force, ossia la squadra d'élite della Brigata Corvinieri, ossia il DevGru Red Squadron. Dunque, voglio lasciarvi al video, vi auguro una buona visione e vi invito ad iscrivervi alle pagine social della Brigata, trovate i link in descrizione. E quindi io vi lascio al video, vi auguro buona visione e vi ringrazio ancora per il vostro supporto. Ah, ragazzi, una cosa importante. Vabbè, proseguite, però una cosa importantissima, non vi dovete inginocchiare nel CQB, non ha senso. Continuate. Fatelo piano per la prima volta, non è un problema. Ottimo Pietro, fino a quando Pietro ti dice ultimo, fidati sempre. Partiamo. Ok. Niente. Recupera, recupera, Ale. Ok. Bravo Marzio. Ultimo. Ultimo, Wolf. Perfetto. Bravi. Ultimo. Vado qui in puntamento, Matti. Dietro. Dietro, 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 dietro. Fino a Blake. Lo metti qua sulla sinistra. Sì. Ultimo. Ok. Buono, buono. D'altra parte Alessandro, d'altra parte devi guardare. Qua. Ultimo uomo, Marzio. Ultimo. Bravi. Ci siete? Pronti? Tre, due, uno, via. Sì, via.
l'ultimo laggiù. Sì, sì, Matti, Matti, molto, molto meglio così, Matti. Molto meglio così. Molto meglio così, molto meglio così. Sì, sembra anche più fluido. Sì, 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 sì. Ok, perfetto. Allora sì, dai, facciamo così che se succederanno errori, la bravura, cioè, nel senso, la bravura starà nel correggerli senza... Posso dire? Beh, dagli uno sguardo, Blake, io mi sì. L'unica cosa, Pietro, Peter, e quando giri l'angolo e quindi la tua volata del fucile praticamente si trova davanti al wingman, alza, vai in aggredi e poi ti rimetti.